Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da parte di Stefano, Frank, Mattia, voce fuori campo. Dio esiste. No, allora oggi commentiamo questa. Dio esiste. Questa partita, intanto c'è la Juve che va sotto la curva a sfracellarsi. E no, niente, è una partita che abbiamo perso. Malamente. 4-0 con un gol di Kalinic. E no, scherzi a parte, una partita, una finale che io sinceramente mi sono aspettato più combattuta in tutta la partita. Invece abbiamo praticamente fatto una partita addormentata nel primo tempo, cioè da parte di entrambe le squadre, noioso secondo me nel primo tempo. Nel secondo, così dal primo gol, ho iniziato a dilagare senza motivo preciso. Cioè non ho capito cosa sia successo sinceramente, perché sembrava quasi una partita non da supplementari, ma tipo dal uno fa il gol e va. Invece poi, complice un po' tutto, abbiamo fatto 4 gol in 15 minuti tipo. 3 gol nostri, uno autogol di Kalinic, che ha fatto tra l'altro un bellissimo autogol. Bravo Kalinic. Due doppietto di Bennatiar, che cercava anche il terzo con quella prima, se non fosse per la respinta di E. E intanto c'è Bonucci che non so dove si è andato a salutare, i suoi spero, non i nostri. Beh, in ogni caso, proprio come la prima azione. Detto questo, e terzo gol l'ha fatto chi? Dalla scosta. C'è da dire che secondo me il cambiamento dal primo secondo tempo è uno solo, Donnarumma. Donnarumma ha fatto del paratone fino al primo gol, il secondo gol subito, il primo che era merito di Benatia. Dalla prima cappella che ha fatto, il Milan è calato, cioè praticamente, come se... Parlamentare. Beh sì, da Roma sicuramente, la squadra, poi ne prende due, tre, diciamo, e rischiamo di fare anche il 5 perché c'è stato Dybala che ha fatto un tiro a porta scoperta che insomma poteva fare l'Eurogol dell'anno, ecco. Tanto c'è Allegri che parla ai microfoni, fra poco c'è la premiazione e direi, visto che comunque abbiamo diviso la partita tra un primo tempo noioso, non giocato male, ma noioso che è diverso, e un secondo tempo che, cioè, 4 gol, belli così, potevi solo... Fare gol e rovesciata su Raro, che sarebbe stata una cosa carina, fosse entrato. Ha sorpreso la scelta di Mandzukic e non Pipita, cioè non di Mandzukic in sé, ma di escludere Pipita, cosa che si è capita in realtà utile per il gioco che si è fatto, con la scorta a sinistra e quella da destra, e come terzino, ma chiaramente molto più offensivo. Dybala ha fatto un partitone, secondo me Dybala migliore in campo secondo solo a Benatia, che insomma ha fatto bene a livello difensivo. Ha fatto due gol, insomma, che poi dire qualcosa. Però Dybala, che ultimamente è stato criticato, dà la conferma che nel momento in cui manca a Dybala la testa, fa cagate. Quando è in forma mentalmente, come oggi, qualunque cosa gli riesce bene. Tutto gli è riuscito bene, credo che abbia sbagliato nulla. Ha fatto un tiro nel secondo tempo, quella bomba, praticamente da in 1 metro di percorso, con la testa bassa, quindi proprio con l'esplosività, cosa che non ho visto fare ultimamente, che sembrava un po' mollo. Questo perché la testa funziona, c'è le gambe, non è che dall'altra settimana siano cambiate, sono quelle, ma evidentemente... E dalla scorsa, beh, non lo commentiamo più perché, vabbè, cioè, Trenino. Altri Secondo me ti sei giocatori... dimenticato Buffon, che ha fatto delle paratone, Ecco, lui. nel confronto tra il vecchio e il vecchio vince ancora una volta sul giovane, che talvolta viene criticato Buffon e Donnarumma viene esaltato in altri modo. Donnarumma oggi è stato ridimensionato perché in una partita importante Buffon c'è stato... E Donnarumma no, perché poi magari Donnarumma può fare il fenomeno con la spalla, ma con la spalla diciamo che è un po' più facile per tutti far bene, anche per un portiere, anche se la palla è sempre quella. E oggi ha fatto delle parate molto buone Donnarumma, al primo errore ha finito la partita, ne ha fatte una dietro l'altra. Donnarumma invece è Buffon. Qualche altro giocatore non menzionato Ah, che... Barzagli abbiamo notato abbia fatto un paio di interventi degni di nota, Oggi... si sia sacrificato molto, il resto più o meno hanno preso coraggio tutti quanti, il Milan si è battuto di molto e quindi dopo non c'è stata più storia, poi è un po' inutile a quel punto commentare chi abbia fatto bene e chi abbia fatto male, mi sembra... Ecco, Cuadrado l'ho visto sinceramente un po' troppo A lezioso, in livello difensivo può difficoltà. essere che sia un po' più impreciso, Sì, magari cerca di fare il però pallonettino per il passaggio, sì, ma quello è un invece... discorso suo che non li toglie. Però se di fatto che secondo me terzino Cuadrado non mi dispiace, No. contando che è tipo la terza parte che fa, e non cioè dal fatto di fare la Fiorentina con Montella, però contando insieme di cose, se non ci lavori in modo più, secondo me diventa, contando che la Trentino Lichtsteiner, che ultimamente abbiamo giocato con Lichtsteiner un po' calato, non è che proprio mi abbia così, cioè non mi è dispiaciuto questo Certo, Cuadrado, a dirla certo. tutta. Te, altro giocatore, li abbiamo quasi menzionati tutti?
No, non mi viene in mente Kalinic sicuramente migliore che sia più per noi che per no, tra l'altro non sia mai Kalinic, è criticato che non sia mai dei tetracanti, Cutrone è quello che fa di più, poi Kalinic è proprio dove si va per dire. Ma statisticamente vale l'autogol come no, vale no, vale come no, anche, neanche se è bello. E gli assi, beh, Pjanic ha fatto due assi sul calcio d'angolo, uno autogol, l'altro Benatia. Buona partita di tutti, direi che questo qua, questa volta proviamo tutti, nonostante il primo tempo un po' così un po' addormentato, ma non per colpa solo nostra. Direi che lasciamo su da lui e poi te, poi ragazzi, alla finale di Champions, abbiamo detto, no? No? Se vuoi facciamo un commento di quelli che giocheranno. Ah, giusto, vero. È il 20 di maggio. Tocca a te. Un saluto, ci vediamo alla prossima. Saluto. Un saluto dall'oltretomba. Ecco, abbiamo le voci fuori campo. Quindi ragazzi, un trofeo su due, il primo dei due che possiamo ancora vincere, perché il secondo non è matematico, ma direi che possiamo avvicinarci. Prima cosa, prima che lui faccia questa cosa qua, che la faccia in realtà perché c'è un dito che sta arrivando, ci sono le partite che mancano. Io le guarderò entrambe, la prima la commenterò sicuramente da solo, ovviamente perché domenica sera e con Roma e dobbiamo vincere dallo scudetto, speriamo, matematicamente. L'ultima, qualità di Buffon, dovrò prendere tipo il col per asciugarlo. Beh sì, con calma anche quello. Ci sarà tanto da dire. Forza, alla prossima. Ciao.